42. Oh, ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo quarto episodio di Gamecast, la nostra rubrica dedicata ai videogiochi qui su Lega Nerd. Come nel terzo episodio, anche in questo quarto episodio siamo qui a parlare di Nintendo, più nello specifico di Nintendo Switch, la nuova console presentata dalla casa di Kyoto, che è in questi giorni sulla bocca di tutti vista la presentazione ufficiale del 13 gennaio. E non starò qui di certo a raccontarvi 10 motivi per cui dovreste o non dovreste comprare Nintendo Switch, anche perché a conti fatti da questa presentazione sappiamo davvero ancora poco della console. Non sappiamo infatti nulla realmente su quale sia l'hardware all'interno della console e moltissimi commentatori invece ne stanno parlando come se questo fosse già un dato certo. Non sappiamo assolutamente nulla anche sul lato software, per software non intendo sul lato giochi e quindi sul parco titoli che la console potrà vantare fin dal lancio e nel corso del tempo, bensì del sistema operativo, del software che tiene in piedi l'intera macchina. Allora, di cosa parliamo nello specifico in questo nuovo episodio che, come avrete letto dal titolo, abbastanza irriverente, fa eco a quella pubblicità che forse alcuni di voi ricordano del Sega Genesis, che diceva Genesis does what Nintendo don't, e invece noi adesso diciamo che Nintendo fa ciò che non fanno gli altri. E che cosa fa nello specifico Nintendo che non fanno gli altri? Se ne frega totalmente di ciò che dicono i commentatori, i consumatori, il mercato stesso, e prosegue per la sua strada. Lo fa con coerenza e lo fa in un disegno che andremo ad analizzare, che secondo me premierà la sua strategia. Sia ben chiaro, sono consapevole delle mille criticità che sono già presenti nel prodotto Nintendo Switch prima ancora che questo venga realmente lanciato sul mercato, però qui andremo a soffermarci su qualcos'altro. Quando si lancia un prodotto nuovo sul mercato, che sia una console per videogiochi o un qualsiasi altro prodotto di qualsiasi altro ambito, si possono fondamentalmente seguire due diverse filosofie. Da una parte, provare a battere una strada già conosciuta sperando di farlo nel miglior modo possibile, che è ciò che ha fatto Sony con PlayStation 4. D'altro canto, si può tentare di calpestare una strada del tutto nuova, come inizialmente aveva fatto Xbox One, salvo poi far dietro fronte alle prime occhiatacce da parte dei consumatori. La strategia iniziale di Xbox One, con Only Digital, Kinect Based, eccetera, forse non avrebbe premiato più dell'attuale, non lo sapremo mai, ma attualmente la macchina di Microsoft si trova per svariati motivi a inseguire quella di Sony, che ha piazzato oltre il doppio delle unità nello stesso arco di tempo. Probabilmente una strategia diversa avrebbe premiato anche soltanto in termini di fidelizzazione da parte dei consumatori, appunto. Nintendo, a mio avviso, sta prendendo una strada non battuta, sta rischiando, si sta mettendo in gioco molto con Nintendo Switch, lo sta facendo riorganizzando internamente anche tutti i suoi team di sviluppo e sicuramente con un progetto che non ha ancora rivelato in tutto quello che può essere il suo avvicendarsi futuro. Proviamo a parlare di Nintendo un po' in retrospettiva su eventi che sicuramente tutti conoscete, che magari avete anche letto e approfondito in libri come Console Wars di Blake Harris, della storia che ha portato Nintendo da essere una quasi monopolista a un outsider, a conti fatti, nel mercato dei videogiochi, con una chiave di lettura un po' diversa. Se togliamo il NES e il Super Nintendo, che hanno segnato un'egemonia quasi totale per la casa di Kyoto, noteremo che quando la concorrenza iniziava a farsi più aggressiva tra Sega e Sony con PlayStation, la visione di Nintendo è cambiata. Mentre il CD-ROM diventava il supporto principe con Nintendo 64, Nintendo continua ad usare le cartucce. Quando il DVD sbarca orgogliosamente su PlayStation 2 e Xbox, Nintendo usa il mini DVD sul GameCube. Questo riduce notevolmente il rischio di pirateria, come si è più volte sottolineato, croce delizia tra gli anni 90 e i primi 2000 dell'enorme diffusione delle console, ma elimina anche il ruolo da multimedia center che Sony e Microsoft da lì in poi tendono a voler sempre più rimarcare. Il Blu-ray fa il suo debutto su PS3 e tutti sicuramente ricorderete quante volte sia stata ripetuta la parola TV alle 3 durante la presentazione disastrosa di Xbox One. Bene, Nintendo no. Le console Nintendo hanno avuto sempre un solo focus, ovvero giocare. È un concetto molto importante che mi piace rimarcare spesso anche quando parlo con amici, ad esempio sul Kindle, perché il Kindle funzioni a differenza dell'applicazione di Kindle o di qualunque applicazione per iPad. Beh, funziona perché il Kindle serve solo a leggere, mentre l'iPad o un qualsiasi altro tablet vi serve a fare tantissime altre cose anche a leggere e molto probabilmente finirete a fare le altre cose invece che leggere. Ecco, applichiamo questo discorso alle console e vi renderete conto che
perché Nintendo è l'unica che offre un intrattenimento puro in termini videoludico, non viziato, se così vogliamo, da nessun altro fattore. Negli ultimi giorni ho visto davvero tantissime persone anche infuriarsi parecchio sui social network, su internet, litigando su i commenti delle testate che riportavano notizie inerenti anche proprio questa tendenza di Nintendo con Switch. Per farvi un esempio così su due piedi, c'era una notizia inerente il non supporto, quantomeno al lancio, dell'applicativo di Netflix su Switch, che ha fatto infervorare tantissime persone, a mio avviso inutilmente. Inutilmente perché Netflix lo potete guardare dovunque ormai, lo potete guardare sul vostro smartphone, lo potete guardare sulla televisione, se è una smart TV collegata su internet, o potete guardarlo sul vostro computer, potete guardarlo su PlayStation 4, su Xbox One, su Apple TV, su una molteplicità di strumenti, comunque di device che fanno da multimedia center. Perché pretendere di doverlo guardare anche su Nintendo Switch? Perché giudicare e pregiudicare una console per la mancanza al lancio, poi probabilmente fra dopo 2-3 mesi sarà anche disponibile l'applicativo di Netflix, per quella mancanza? È davvero così fondamentale per una console di videogiochi offrire così tante alternative al lanciare un videogioco e semplicemente giocarci? La mia idea fondamentalmente è questa, con cui vi lancio anche un po' una provocazione. Io sono molto favorevole dal canto mio a Switch, nonostante abbia tante criticità, come ho detto anche in apertura, le abbiamo già discusse un po' tutti in questi giorni, ci torneremo sicuramente prima e anche dopo probabilmente il lancio della console. Bene ragazzi, anche per questo episodio è tutto. Se avete qualcosa da dire, vi trovate d'accordo o meno con me, fatemelo sapere nei commenti, mi raccomando. Se il video vi è piaciuto lasciate un like anche sulla nostra pagina Facebook Lega Nerd, sul canale YouTube, e se volete seguirmi nei social i contatti ce li avete qui.